I coscritti del 47 hanno celebrato il loro 65esimo anno di età. Lo hanno fatto con una santa messa, con un pranzo e con un momento di incontro e di dialogo, come tutti gli anni. Si parla del passato, si pianificano iniziative di condivisione durante il resto dell'anno, con uno sguardo sempre proiettato al futuro. È un modo per ricordare i vecchi tempi, per ritrovarsi e soprattutto per festeggiare. Il gruppo dei coscritti è attivo tra i comuni di Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Momo e di tutta la zona del Borgo Manerese, ma c'è anche chi arriva dal Varesotto e da altre zone del Novarese. Una bella iniziativa per stare insieme, questo è lo spirito della giornata. Certo, e noi vogliamo sempre riunirci tutti gli anni. È da quando avevamo 18 anni che facciamo questo lavoro qui, dai tempi dei ragazzini. Non è che siamo vecchiotti, siamo sempre ragazzini, nonostante i 65 anni compiuti, almeno quasi tutti. Rimpiangiamo ovviamente i coscritti che non sono qui con noi, che purtroppo nostro Signore se li ha portati con lui. Passando il tempo ovviamente dovete anche pensare a chi non c'è più. Sì, noi lo ricordiamo sempre. Che cosa vi tiene uniti? Ma principalmente l'amicizia tra di noi, poi nei paesi forse c'è ancora di più quel senso di appartenenza, è un po' meno spersonalizzato che non nelle città, no? Magari in città ci si vede sullo stesso scala, sullo stesso pianerottolo, ma neanche ci si conosce, mentre invece nei paesi questa cosa qui cerchiamo di mantenerla. Prima di tutto siamo noi a doverla coltivare per anche gli anni futuri, e vorremmo che anche magari i giovani, se riuscissimo a trasmetterlo anche ai giovani, secondo me non sarebbe neanche male. Quest'anno, in occasione del 65esimo anniversario, il gruppo dei coscritti di Cavaglietto e Cavaglio ha voluto festeggiare in grande stile ai piedi del San Carlone, ad Arona, sul Lago Maggiore, negli accoglienti locali del ristorante Glicine al Lago, dello chef Angelo Bernardelli. Un bel momento quello di oggi, un'occasione speciale per questo pranzo di coscritti del 1947. Un menù tradizionale che segue la proposta piemontese per una varietà di antipasti stagionali, con ancora un assaggio di funghi, salumi nostrani e poi il nostro risotto, un risotto con zucchine e toma, con un assaggino anche di tortelli del Plin, un sorbettino e dei medaglioncini di filetto con cipolle di Tropea e per finire la torta della classe, una torta semplice, tradizionale anche questa, e un assaggio di cioccolato con frutta da intingere, biscotti, il tutto goliardicamente in mezzo al tavolo per dare la possibilità di lasciarsi andare al piacere del gusto. Cucina semplice dove ciò che conta è la materia prima. Sicuramente, diciamo che il successo di un momento ristorativo sia sempre nella valutazione del giorno dopo, e per avere la tranquillità e la serenità di digerire e di gustare il tutto, non abbondare nelle spezie che non tutti tollerano oggi come oggi, ma la ricerca di prodotti di qualità. Parliamo di questa bellissima location, il San Carlone. Immagino che innanzitutto voi da quanto tempo siete qui e poi immagino che ci siano davvero tante persone che visitano questi luoghi. È un luogo scoperto, nonostante io viva in questo territorio da 30 anni, perché sono di origine mantovana, è un luogo scoperto anche da me negli ultimi 2 anni come realtà commerciale. Ha una sua storia molto importante, il personaggio storico, il monumento richiama tantissime persone, soprattutto stranieri, alla ricerca di conoscere la nostra realtà del territorio. È un personaggio importantissimo storicamente, non conosciuto e non amato più di tanto dalle persone, perché un personaggio storico difficile, diciamo così, che oggi sarebbe molto di attualità perché ha voluto il ritorno alle regole all'interno di una realtà religiosa. Nella realtà di Milano è amatissimo ed è patrono, e questo monumento richiama gli stranieri, perché da questo monumento poi è nato anche il progetto della Statua della Libertà in America ed è conosciutissimo all'estero.
Quindi immagino che ci siano anche tanti stranieri che vengono a pranzare qui da lei. Diciamo che il contatto con la clientela straniera, ma non solo straniera, anche italiana, si muove molto mirata oggi come oggi. Diciamo che questa era un'attività commerciale storica che ha passato anche però un momento di chiusura per 2 o 3 anni. Noi l'abbiamo riaperta da 1 anno e mezzo e stiamo cercando di ricostruire un rapporto e un'immagine ristorativa, cosa non facile insomma, perché i luoghi, soprattutto i luoghi di culto, i luoghi turistici di grande richiamo, a volte lasciano perplessi, lasciano dubbiosi. Speriamo di arrivare in forze al 2015 all'Expo per poter avere proprio una realtà consolidata di rapporto commerciale ed immagine. Passano gli anni, ma lo spirito dei coscritti è quello di sempre. Si festeggia e ci si ritrova all'insegna delle tradizioni, ricordando anche chi non c'è più, per poi finire la giornata in bellezza con le gambe sotto il tavolo e magari con un buon bicchiere di vino rosso in mano. All I long for, all I worship. Hey.